Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video con Nautilus 88, la Synth Workstation di Korg. Nello scorso appuntamento abbiamo analizzato SGX2, il motore sonoro dei pianoforti acustici. Questa volta vedremo invece EP1, che si occupa dei suoni di piano elettrico. Anche questa categoria timbrica ha una resa ideale in uno strumento come Nautilus 88, dotato della tastiera pesata RH3, Graded Hammer Action, un elemento di grande importanza per tutti i pianisti e tastieristi moderni. Abbiamo detto che il motore sonoro che genera i piani elettrici si chiama EP1 ed è basato sulla tecnologia MDS, che riproduce le due categorie principali di questi strumenti: Time, a barrette metalliche e risuonatore, e Reed, ad ancia. Come già visto per SGX2 e i piani acustici, anche EP1 ha un'efficiente interfaccia grafica, che riproduce fedelmente il pannello dello strumento originale. Con il touch sulle varie aree che ci permette di entrare nell'editing e selezionare ad esempio un modello specifico di piano elettrico. È possibile inoltre controllare parametri del generatore come il contenuto armonico, decay, release, rumore di attacco e rilascio, dimensioni del martelletto. In pratica è possibile tararlo quasi come un piano elettrico reale, con la differenza che su Nautilus possiamo avere tutti i piani elettrici necessari in un unico strumento. Toccando le altre aree della schermata principale, possiamo personalizzare altri parametri del nostro piano elettrico come il volume, il bilanciamento tra alti e bassi, l'attivazione e la regolazione del vibrato, il sistema di amplificazione virtuale con ampli e speaker. Oppure una selezione degli effetti insert più tipici, tutti a modellazione fisica. Thank you.
Vediamo come sia semplice e intuitivo creare il proprio timbro personale di piano elettrico. Tutti i parametri sono a portata di mano ed è possibile assegnarli ai controlli real time per poterli modificare anche al volo. Dalla schermata principale, toccando l'area sensibile relativa, possiamo aprire l'equalizzatore con cui definire ulteriormente la risposta timbrica del nostro piano elettrico. Nautilus ci offre un'ulteriore possibilità di controllo in tempo reale con il tasto e l'encoder Dynamics, che modifica la risposta dinamico-timbrica fra la tastiera e il generatore sonoro, per ottenere dallo stesso suono e a parità di tocco timbri diversi più o meno brillanti, adatti a varie situazioni musicali. Ma la tavolozza timbrica offerta da Nautilus per i piani elettrici non si ferma certo qui. Non dimentichiamo infatti che questo è uno strumento multisintesi e con moduli come Mod 7 ad esempio possiamo ricreare le sonorità digitali tipiche dell'FM o della WPM. Le possibilità creative aumentano poi in modo esponenziale con le funzioni Quick Layer o Quick Split, che permettono l'uso di due suoni simultanei in layer, cioè sovrapposti, oppure in split, cioè divisi. Questi poi possiamo aggiungere la drum track o l'arpeggiatore per avere dallo strumento maggiore supporto e ispirazione. Consideriamo infine che ci troviamo ancora sui program di Nautilus, cioè sui suoni singoli, e che sulle combi ne possiamo gestire a piacere fino a 16 con split e layer liberamente definibili, con le potenzialità timbriche e musicali che possiamo solo intuire. Ma questo lo vedremo nei prossimi appuntamenti video. Rimanete quindi in contatto con noi e alla prossima!